squadre già sul terreno di gioco. Terza e decisiva gara per l'assegnazione della Coppa Mancini, Sant'Egidiese versus Fossa Cesia. Tutto è pronto per il fischio da parte del direttore di gara. Calcio d'angolo per la formazione del Fossa Cesia, pallone in area, il tentativo di colpire la palla di testa, il pallone che va a finire oltre il legno, attraversa e si accomoda sulla parte alta della rete. Fischio, il destro, palla che si perde altissima oltre il fondo. De Angelis alla battuta, la parata in due tempi da parte di Vasiu, che non si fa sorprendere. Di Giorgio, il taglio, De Angelis ha mancato una clamorosa occasione per portare in vantaggio la propria squadra. Attenzione di Blasio, poi il pallone per il numero 15, ma c'è l'atterramento di Blasio e fallo e calcio di rigore per la Sant. De Angelis, il tiro molto angolato, la palla in rete, 1-0, vantaggio Sant, minuto 20. Gagliardi prova il sinistro, lontano dallo specchio della porta. Ancora il pallone verso Vasio, attenzione Vasio al limite dell'area, prova il tiro a giro e il pallone che finisce fuori di poco, ma ha compiuto un bel gesto tecnico Vasio. Ottimo il pallone verso De Angelis, attenzione ancora De Angelis in contropiede, De Angelis il tiro a cercare l'angolino, ancora un miracolo da parte di Vasiu. Partenza di Vasiu che poi lascia al proprio compagno di squadra che cerca di individuare il 7. Aveva individuato insomma la zona da sorvegliare. Nel frattempo la ripartenza da parte di Di Giorgio, ancora un intervento decisivo e provvidenziale da parte di Vasiu. Ancora un cambio quindi per Massimiliano Memo, è entrato in campo l'autore del secondo gol con il quale il Fossa Cesia ha affondato praticamente il sulmone. Eccolo qua il neo entrato, si muove bene, tocca verso Vasiu che però viene anticipato. Carraro Nogueira, ancora Carraro Nogueira, il sinistro, il sinistro, 1-1, ma che gol, 1-1. 34 minuti della ripresa, pallone in area, ancora il colpo di testa, De Angelis non perdona, 2-1. La Sant ristabilisce subito il vantaggio. Sta giocando il 51esimo minuto di gioco, quindi sesto minuto di recupero. Si può battere il calcio di punizione con pallone battuto direttamente da Stacchiotti verso il numero 20 e il fischio da parte del direttore di gara. Quindi la Sant che si aggiudica la gara contro il Fossa Cesia per 2-1 e si aggiudica la Coppa Mancini. Prima di chiudere questa diretta, i ringraziamenti doverosi in regia allo studio centrale di Chieti Scalo, ad Andrea Di Fabio, alla parte tecnica, alla ripresa e al montaggio che seguirà tra qualche ora la nostra Maria Carannante, alla telecronaca Enzo De Dominicis. Da Lorenzo Valeriani è davvero tutto, grazie a voi amici telespettatori di Rete 8 Sport che ci avete seguito in questa lunga diretta che ha sancito la vittoria della Sant nel triangolare per l'assegnazione della Coppa Mancini.